Ben ritrovati nel laboratorio della pasticceria Bianchi. Oggi impariamo a fare il semifreddo. Gli ingredienti che ci servono abbiamo imparato a farli nelle precedenti lezioni e partiamo dalla base. La base è un pan di Spagna. Viene foderato uno stampo, poi si prepara una crema con crema pasticcera, tipo la chantilly, e panna. E panna. Allora, qui possiamo dire quelle che sono le differenze tra il semifreddo e la mousse, perché tanti magari le confondono. Certo. La mousse è una massa molto più liquida che c'è dentro l'addensante, che potrebbe essere colla di pesce o una gelatina di frutta. Il semifreddo invece incorpora solo panne con creme e incorpora tanta aria nel girarlo così. Resta un po' più soffice, un po' più certo, delicata. Certo, deve incorporare aria. Ci mettiamo un pochino di panna liquida perché deve essere un pochino più morbido, così. È estate, fresco, questi sono certo, dei dolci. Adesso facciamo due gusti, una sì. Crema, diciamo un fior di latte, potrebbe essere questo, e fragola sopra. Perfetto. Ok, a questo punto si fa un primo strato di questa crema qua, così. Per alleggerirlo ci mettiamo in mezzo un disco di meringa. Ok. Che è anche molto più, resta croccante e buono. Diciamo che a questo casa chi vuole può anche farlo con dei biscotti. Certo, giusto? Se non c'hanno dei biscotti secchi, la base può essere di biscotti secchi con un pochino di burro, viene pressato e gli fanno la base. Ok. A questo punto lo mettiamo in freezer a gelare per un paio d'ore per fare il sopra a fragola. Ok, abbiamo preparato questo ristretto, questo di fragola, di fragola che sono delle fragole. Le fragole con lo zucchero lasciate macerare, poi viene col mini pinner un po' di glucosio. Ok, le uniamo alla nostra aggiungiamo crema. La nostra base, quella che è avanzata prima si usa, non si butta via, e si amalgama bene. A questo punto sì. L'altra crema è pronta. Andiamo a tirare fuori dal frigo certo. Il nostro semifreddo, la prima parte, diciamo. Ecco qua la nostra base con il primo strato di crema e la meringa. E adesso ci mettiamo il secondo strato di fragola. Si possono usare diversi tipi di frutta, insomma, certo, a piacere ognuno. Noi abbiamo deciso di farla fragola, ma si può usare qualsiasi. Diciamo che la stagione si presta a questo tipo di frutto. Adesso mettiamo di nuovo un paio d'ore in freezer. Ecco qua il nostro semifreddo, quasi pronto. Gli pronto, ultimi accorgimenti, sì. Certo. Ovvero? Adesso andiamo avanti a rifinire, impiattare il nostro. Tiriamo via dallo stampo. Una parte di stampo. Ecco qua il nostro semifreddo, che meraviglia! E gli diamo una decorazione. I ribes. I ribes, perché Bruno sa che a me piacciono tanto i ribes. Una spolveratina sui ribes. Che è la nostra polvere magica, ormai la usiamo sempre per i nostri dolci. Il nostro semifreddo è pronto, veloce. A questo punto a me non resta altro che assaggiare e darvi appuntamento mercoledì prossimo. Ciao!